detto, su un campo difficile contro una squadra che aveva poche alternative alla vittoria. Sì, alla fine un buon punto per noi, come hai detto tu, in un campo difficile, perché in questo momento qui il Como deve provare a giocare, a vincerle tutte per poter agganciarsi insomma al treno quantomeno dei play-out, quindi non era una partita tutt'altro che semplice. E poi oggi probabilmente noi, anche sotto l'aspetto fisico, vuoi un po', come si dice, cambio di stagione, vuoi un po', perché solo ora cominciano ad essere tante le partite, eravamo un pochino magari non brillantissimi come altre partite, però tutto sommato portiamo via un punto che muove la classifica, che ci fa rimanere dove eravamo prima di questa partita qui, e quindi ancora tutto aperto, ci sono ancora tante partite, quindi andiamo avanti per la nostra strada. C'è stato un inizio molto buono da parte del Como, a dimostrazione appunto che volevano il risultato, poi avete preso in mano il gioco, c'è stato il gol molto bello di Ciccio che appunto ha incanalato la partita anche tatticamente, forse nella soluzione migliore per noi, e dopodiché appunto però è venuta fuori soprattutto nel secondo tempo questa grande reazione. Sì, fatto un'analisi perfetta. Primo tempo sono partiti leggermente più forti loro, con qualche calcio piazzato dove si sono resi pericolosi, dopo abbiamo cominciato a prendere misure, abbiamo provato a giocare, credo che anche infatti l'azione del gol sia una buona azione, che è stata partita da dietro dove tutti si sono mossi bene, siamo arrivati al tiro con Ciccio che è stato bravo a capitalizzare l'unica palla fino a quel momento lì, e dopo con un po' più di attenzione soprattutto nel primo tempo, i tanti fuorigioco che abbiamo fatto, potevamo stare sicuramente più attenti, potevamo far male per chiudere la partita. Dopo il secondo tempo è subentrato un po' quello che ho detto prima, no? Anche un po' di freschezza è venuta meno e loro ci sono buttati alla disperata, hanno creato tante situazioni non nitidissime, ma comunque hanno spinto tanto, hanno trovato un gol poi alla fine, se vogliamo, su un autogol nostro, no? Perché in occasione un paio di palle che hanno avuto l'Inter non ce l'avevano fatta, e c'è un po' di rammarico, però ti dico che tutto sommato oggi va bene così. Ecco, diciamo che è un'altra prova di carattere, perché appunto questo non era un campo assolutamente facile. C'è stato l'infortunio di Masucci, speriamo assieme a quello di Sesto purtroppo degli ultimi giorni che appunto non sia nulla di grave, altrimenti si vanno a perdere pedine importanti nel momento più importante. Ci ritorno a quello che ti ho detto fino adesso, sì, Sesto in settimana, qualcun altro in settimana sarà nato poco perché non stava benissimo, Maso oggi, che per noi è un giocatore molto importante per tutto il lavoro che fa per la squadra, e speravo che non sia, ecco, come dici tu, molto grave, che nel più breve tempo possibile di riuscire a recuperare tutti gli effettivi, perché fino ad oggi abbiamo dimostrato che con tutti i ragazzi a disposizione già possiamo giocare con tutti. Benissimo. Grazie Luca.